Le lauree sono i fuochi, no? Ma sono fuochi, magari si tramanda, la leggenda si tramanda da tanto tempo che questi fuochi servono per scacciare il maligno, servono per... Quindi hanno anche questo significato? Sì, magari così ci hanno detto, poi quando ci sia di vero non lo sappiamo. Una manifestazione del genere evidentemente parte dal comitato, ma ha bisogno anche di una collaborazione, sì, diciamo, proprio da parte... Grazie a loro che riusciamo a fare questa cosa, e noi siamo 8-10 persone, siamo troppo poco. Quando arrivavano i regali, mia madre non tanto ci teneva al regalo quanto alla carta del regalo. Già si pensava a chi darlo, queste non sono barzellette, queste sono cose vere. Uccio De Santis, io ne ho fatte tante di interviste, però con te insomma è un po', diciamo, complicato. Perché? Perché di solito tu fai queste scenette bellissime, insomma, spesso sei tu l'intervistatore, insomma, sei veramente un, te lo posso dire, un personaggio. Sono 17 anni, era il 2000 quando abbiamo iniziato a mettere in scena le barzellette, poi sembra una cosa così sofisticata, particolare, invece è un'idea così banale, però geniale, perché in effetti nel momento in cui metti, cioè tu racconti una barzelletta, anziché raccontare la barzelletta, diventa un cortometraggio e non ci bisogna neanche di sforzarsi più di tanto quando noi recitiamo. Tante volte basta un'espressione giusta al punto giusto per far sorridere, notando bene il nostro mudù. Però è forte il testo perché racconta di una barzelletta oppure di cose realmente accadute, perché tante barzellette non le prendiamo poi dalla realtà, da cose che vediamo in giro, quando parlano due persone, insomma tutto lo spettacolo che farò stasera, anche perché manco parecchio dal Molise, diciamo la verità, dal Molise l'anno scorso anche una serata, non è giusto. Però un paio d'anni fa ti ho visto a Gildone, sì. Dovevi stare una sera a Busso, ma... poi venne temporale, insomma, per cui fu rinviata la serata. Dieci anni fa addirittura tante serate, posso dire che dopo quasi due anni, grazie al nostro Gino, sono tornato qui con questa prima tappa nel Molise e sono felicissimo perché ho tanto da raccontare agli amici del Molise, agli amici che mi seguono quasi tutti i giorni con il nostro Mudù, anzi, lo dico in esclusiva, stiamo preparando finalmente, dopo tante repliche, la nuova edizione del nostro programma di barzellette. Una volta a Natale, non lo scorderò mai, arrivarono un sacco di regali, uno era grande, rettangolare, mia madre dalla cucina, fermi, l'ho preso, lo toccò così, disse, ma no, questo dovrebbe essere una cornice, non l'apriamo, questo lo diamo a zia Laura che a febbraio fa il compleanno, zia Giovina a settembre, disse, ma no, e questa è una cornice, non apriamo, la diamo a zio Franco a Natale, che è mio padre, la cornice, torno a casa.